Allora, nuovo arrivo all'Axed Group Latina con Arnaldo. Lucio Avellino fungerà un po' da interprete, prima esperienza proprio nel campionato italiano. È la prima esperienza di Arnaldo nel campionato italiano. Espero que sea buena y que consigamos los objetivos aquí del equipo y espero que el público nos venga a ayudar también a que consigamos todos esos objetivos. ¿Cosa es que la ha convinto a venir en Italia? ¿Qué cosa te convenció de que para venir en Italia? Antes ya había querido venir porque creía que el campeonato aquí era bueno, muy competitivo, pero nunca he tenido la oportunidad y ahora que ha surgido la oportunidad, pues he venido de inmediato. Presidente, la Starza, sta nascendo questa Axed Group, secondo anno nel massimo campionato, un arrivo importante per questa formazione di allenata da Basile. Se guardiamo il palmarès di Arnaldo, sicuramente 196 presenze in nazionale portoghese, che è una nazionale più forte al mondo. Diciamo di sì, insieme a Borca, loro due che costituiscono sicuramente un'iniezione a livello di esperienza ed era forse quello che ci mancava. Però, come sai, Daniele, è sempre il campo a parlare. Noi crediamo di aver allestito un'ottima squadra, sicuramente con più logica rispetto a quella dello scorso anno. È stata una squadra che il mister ha voluto, soprattutto a livello tecnico, di queste figure che secondo lui mancavano nello scacchiere tattico, quindi sicuramente è una formazione più voluta rispetto a quella dello scorso anno a livello tecnico. Bene, si sta lavorando, sono stati mesi intensi di lavoro, si continuerà a lavorare, manca meno di un mese, pronti poi per scendere in campo. Sì, purtroppo abbiamo l'handicap e stiamo facendo la preparazione senza due pedine per noi fondamentali, che sono Sebastian Corso, che è impegnato con la nazionale argentina nella Coppa America, quindi sarà qui penso il 3 o il 4 di settembre, quindi salterà sicuramente buona parte della preparazione. Lucas Maina, che ha avuto un'operazione all'appendicite, quindi pure lui rientrerà credo intorno al 10 di settembre. Speriamo che faccia in tempo ad essere abile e arruolato per la prima di campionato contro il Rieti. Questi sono gli unici, ecco, intoppi che abbiamo in questo momento e speriamo insomma di prendere il cammino prima possibile a regime tutti insieme.